Ragazzi, rieccoci qui su The Last of Us Remake, o comunque parte 1. Dunque, abbiamo incontrato finalmente Ellie. Finalmente, beh, noi, chi l'ha giocato lo saprà ovviamente, che ci accompagnerà. Ah sì, beh, ormai è un gioco talmente vecchio, in certo senso, che vabbè, non sto qui a evitare di fare spoiler, cioè se viene da dire qualcosa la dico, tanto cioè, io non credo ne siano rimasti molti che non l'abbiano giocato o che comunque non, neanche lo conoscano. Comunque, lì ci accompagnerà fino a fine gioco, ovviamente. Dunque, per chiunque fosse interessato, diciamo, alla natura tecnica del titolo, visto che è stato all'uscita un titolo abbastanza controverso, mal ottimizzato, eccetera, così almeno anche se molto in ritardo dalla sua uscita ufficiale, vi do il mio parere, le mie impostazioni, eccetera. Devo un attimo correggermi, cioè io avevo detto all'inizio dell'episodio scorso che l'elaborazione degli shader avviene all'avvio ogni volta del gioco, invece così non è, ma immagino avvenga allora solo quando ci sia qualche aggiornamento. Ecco, tutto qua. Quindi tutte le volte non c'è bisogno di aspettare un'ora o 40 minuti per giocare. Ecco. Inoltre confermo che limitando, perdonate questo magari, queste parole, magari c'è chi non frega una mazza, però limitando il gioco a 60 fps, devo dire che gira molto meglio. Gira molto meglio, nonostante sia tutto ad ultra. Ho sentito la sparatoria, ma cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu, io ti seguo e basta. Vabbè, iniziamo a giocare ufficialmente. Avevamo 5 colpi. Kit medico, nostro fidato mattone. Ok. Devo un attimo. Ok, sì, riprendermi coi comandi perché sono comandi abbastanza particolari, se vogliamo, non comuni. Ed è un po' che non ci gioco, quindi. Ok, qui non c'è nulla. Qui è chiuso. Di qua. Ah, qui si va sotto. Ok, questa è la strada. Aspettate un attimo. Allora, devo. Sono obbligato a. Attenzione, nascondere o aiutare criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Devo assolutamente scandagliare ogni angolo. Poi qualcosa mi sfuggirà sicuro, però almeno. Muoviti. Davvero? È basso. È basso, non si sa mai. Attenzione, nascondere o aiutare criminali Qua, ricercati di è un là. reato punibile con la morte. Non correte rischi. Ah no, Denunciate niente. immediatamente ogni attività sospetta. Ok. Ah, qui c'era sì il Dove stiamo cassonetto. andando? Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Ecco qui il nostro cassonetto. No, niente, no, non c'è nulla. Quindi. Ok. Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Sai, siamo ancora. Allora, cos'è Marlene per te? Non so.
È un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Niente domande, eh? Eccoci qui. Che stai facendo? M'ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Già da molti anni, probabilmente. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Chi li ama i brutti sogni? Direi nessuno. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi. Scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori. È tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Fuori non può essere peggio. Mi sa che non sa di cosa parla. Ah, un documento. Così. Vediamo. 8 bottiglie di pillole. Bill non mette mai in ordine queste bottiglie. Mi toccherà passare la notte in piedi a dividerle. 12 scatolette di carne, 8 scatolette di fagioli, bende, vabbè, un inventario di roba. Ok, bla 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 bla. Bottiglia buona di scotch, questa è nostra Joel. Ciubotto di Kevlar, dov'è? Lo prendo. Questo dovrebbe vendersi per un buon prezzo, te pareo. 8 bottiglie di pillole, Joel, non dimenticare che tutte queste bottiglie vanno consegnate al più presto a Donovan nel distretto del West End. Vabbè. So cosa stai pensando, consegna del cazzo. Bill ha promesso di fare di meglio con la prossima spedizione. Beh, può essere che io che a me siano sfuggiti, ma non mi ricordo tutti questi documenti su Bill. Non c'è altro. Ok, andiamo. Ah. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Generatore. No, aspetta. Ok. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Sei tu, eh?
La figlia di uno che conta, roba così. Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Mm-hmm. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Eh sì, entro poche ore, come no? Una mappa dei percorsi delle pattuglie della zona. Scritto a mano intorno al perimetro ZQ. Pattuglia di ovest, pattuglia di sud-ovest, pattuglia di sud-ovest. Infetti è barrato, ora è sicuro. Campo ostile, sud, una via più sicura per il punto di controllo Charlie, infestazione. Ok, non vedo altro. Qui niente. Un attimo, c'è una pattuglia. Bene, a posto, dai su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Pioggia non va bene. Porca puttana. Sono fuori finalmente. Beh, tecnicamente la pioggia ci permette di far coprire le nostre tracce, però. Questa se non la puoi prendere, no? No. Non ti piace, eh? Vabbè. Su di qua. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. Sta zitta. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Cazzo! Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Ci casco. Oh, Tess, via. Via! Vai! Vai, sbrigati! Fuga. Ho 2 soldati morti. Ripeto, dietro 2 vittime nel presto. D'accordo, Ellie. Al mio segnale, corriamo. Al segnale, corro. Capito. Ora, corri. Vai. Vai. Seguo lei. Stai lontana dalla luce. Vabbè, qui non dovrebbe esserci nulla. A me viene sempre da guardare. Attenzione. Ellie, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì.
Sì. Oh, quasi. Azioni sono ovunque. Li vedo. Devono essere passati. Controllate i canali. Rimanete indietro. Chi va là? Non vedo niente. Sicuri che siano venuti di qua? Finché non ci dicono diversamente, continuiamo a cercare. Rimanete giù. Forza, ragazza. Segui Joy. Qui dobbiamo riuscire a eluderli in qualche modo. Mi ricordo che c'erano delle coperture. Che cazzo? Via, via! Mi hanno visto subito. Tenetelo occupato. Oh, porca vacca, a posto. Cavolo. Attenzione. Mi ha visto. Qui mi vede. Ah, ok, qui non mi vede. Qui è cieco. È cieco. Aspetta. Cazzarola, sono uscito fuori solo con lo zaino, ma però aspetta. Aspetta, questo guarda qui, mo. Di lì. Attenzione alla luce. Via. Ok, ma se sta fermo lì è un problema. Cioè, c'è anche l'altro. Sì, però devono vedere solo con, diciamo, nel cono di luce. È un po' dura andare lì. Ho pochi secondi proprio. Io ci provo. Beh, il movimento è sempre quello, quindi vai. Ok. Forza. Ok. Deve essere lui. Aspetta, non vedo. Fatti vedere. Non vedo. Attenzione. Vedi niente? Come va? Attenzione. Via. Prova a correre, ti sento. Via. Cazzo, allora. Vediamo se qua c'è qualcosa. Mi muovo. Oh. I nostri primi materiali, attenzione. Io ho la luce, non l'accendo. Piuttosto vado a caso, nel buio. Forse qui hanno modificato qualcosa, non mi ricordo molto bene. Rispetto, diciamo, all'originale. Li sento là davanti. Devono essere le fottute luci che contrattaccano. Aspetta. Scusa. Pensavo che dovevo andare di qua, tipo, invece no. No, qui mi sa che è un po' diverso rispetto. Infatti non mi sto trovando. Guarda giù. Via. Che via, aspetta. Via. Fanculo, lasciamoli ai clicker. Ok. Qui c'è un passaggio. Però facciamo rumore, no? Aspetta. Ma magari c'è qualcosa. No. Illusione. C'è nulla. Vabbè, qua se la difficoltà secondo me era più bassa c'era qualcosa. Ma essendo al massimo, ci illudono.
ci sia qualcosa, invece non c'è nulla. Giù di qui. Ok, fa. Dai, Ellie. Ok. Ah, ecco, sto pezzo me lo ricordo. Vieni, Joy. Arrivo. Calma, calma. Sono davvero tanti qua fuori. E come facciamo a superarli? Non si sono ancora accorti di noi. Facciamo il giro. Com'è? Fatti vedere. Tecnic... Sono troppi, Tess. Oh, merda. Tecnicamente sì, ci hanno visto. Anche qui ci illudono. Ci sia qualcosa. Qui vediamo se riesco. Mi conviene lasciar perdere, non prenderli, passare. Ci stanno addosso. Prova a distrarli. Ok. Prendiamoli nell'edificio. Han visto. Copriti. Han visto. Porca vacca. Io vado dritto per dritto. Via. Madonna. Resisti. Era. Via. No, m'han preso. Vabbè. Zarora. Ah, comunque. Ho notato una cosa. Noi a schermo la vita non la vediamo, ma in realtà. Cavolo da capo. In realtà ce l'ho sul controller. Ci sono le lucine. Quindi quando è verde vuol dire che sto bene. Poi sarà giallo e rosso, immagino. Sì. Fatti vedere. Ok, dai, non mi hai visto, dai. Prima ho fatto uguale. Io lo riapro, anche se non c'è niente. Sì, qua conviene andare dritto per dritto, lasciarli perdere, perché affrontarli... Attenzione. Ok. No, mi ha visto. Porca vacca. Aspetta. Aggiralo, ti copro io. Op. Attenzione. Op. Attenzione. Op. Più veloce, ci penso io. Hop. Via. Dietro. Qui. Hop. Via. Hop. Dai, resisti. Madonna. Hopla. Ok. Qui non vedo niente, aspetta. Sì, un po' buio in effetti. Ok, dai. Dai, ci hanno preso un po' di striscio. Sì, sembra giusto. Sì. Stai vicino. Almeno non piove più. Sì, la situazione? È vero. Potremmo passare di qui. Mi dai un'occhiata. No, a posto, non c'è niente. Attenzione. Merda, altri soldati. Bersaglio è ancora libero. Interrompete l'inseguimento e tornate al settore 11. Non credo che ci vedano. Ricevuto, nei veicoli. No, se ne vanno. Rimanete nell'ombra. Ok. Aha. Oh, ok. Ho tre quarti di lana. Ce l'abbiamo fatta? No, ci sono ancora. Approfittane per riprendere fiato. Oh, Zoe, uno. Se c'è niente di utile. È quello che sto facendo. Ordini, boss. Da inizio gioco. Di guardare in giro. C'è qualcosa di... Qui niente, maledetti. Ah,
basta, penso di aver visto tutto. Prendiamo torcia. Tess, saliamo attraverso il condotto. Passiamo di qui. Sì. Wow, wow, aspettatevi! Ok. Gesù. Mi richiamano, radumiamoci. Torna al muro. Dai. Bene, sono andati. Ok. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che... quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma oh, certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io! Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Siamo già fuori, eh? Sì, adesso c'è... Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Mi ricordo il palazzo qua, sì, inclinato. Però piove ancora, non è vero che non piove più. Fammi dare un'occhiata. Oh. Ah, ok, le sì, le pastiglie per potenziarci, vero? Magari piovesse così qua, fa un caldo della Madonna. Sto letteralmente sciogliendo. Sono palazzi. Quindi cos'è successo? Hanno bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella speranza di uccidere più infetti possibile. Ha funzionato per un po'. Sì, qui c'era un'area un po' vasta, diciamo, tra virgolette. Però chissà se c'è nulla o magari c'è qualcosa. Ovviamente dobbiamo vedere tutto, ogni centimetro. Lui non corre più di così, vabbè. Panichini. Ah, guarda, lì c'è un documento. I documenti brillano, meno male. Attenzione, tra 48 ore a partire da ora l'area circostante e la zona di quarantena di Boston sarà bombardata per eliminare ogni minaccia di infezione. Tutti i residenti di quest'area hanno 48 ore di tempo dalla fissione di questo avviso per uscire dai confini cittadini di Boston.
Nessuno sarà accettato nella zona di quarantena. Al momento attuale non siamo in grado di accogliere nuovi ospiti. Non ci saranno ulteriori avvertimenti per la vostra sicurezza. Evacuate l'area. C'è altro magari di qua. Sull'autobus si può salire? No. Che cavolo era? Tess, hai sentito? Sì. Sembrava abbastanza lontano. Merda. Siamo salvi. Per ora. Dai. No, proprio a parte il documento e la piantina giù. Zero almeno in apparenza. Poi appunto sì, io guardo così. Ecco, guardo così in giro. Non è che mi metto a guardare ogni pixel, se no andiamo più avanti. Qui forse dove dobbiamo. Sì, che qua decisamente. Cavolo, è un bel salto. Oh no, scusate. Guardi, il palazzo del governo. Sì, superiamo questo punto. Vuoi dire che questo è il centro? Era. Era. Ora è desolazione. Era il centro. Qui nulla, no, ok. Da qui. Niente. Questo? Edificio Goldstone. Perché qua c'è quel fumetto strano? Qui c'è la zona di quarantena. Trovato qualcosa lì? No. Cerca. Devo fare qualcosa? Sta alle vicino per ora. Ricevuto. Ehi, Tess! Arrivo! Qui. Questo si apre. Mo accendiamo anche la torcia. Allora, perdonate, sì, un attimo il taglio, ma ho dovuto staccare un attimo. Dicevo... No, qua avevamo visto e non c'era niente. Qui non c'era niente. Qua. Qui. È stato fatto a pezzi. Sì. È morto da poco. Ed è un male? Sì, potrebbe. Andiamo via. Sai, ci sono degli infetti in giro. Ok. Qui. Ah, dei materiali. Sempre uno, eh. Uno. Cioè, davvero, proprio, eh. Messo, è lì, permesso. Cos'è? Datazione 7-2033. Ufficiale in comando Waiter, Waters.
Operazione. Arrivato alla griglia 2438A. Contatto negativo al punto di arrivo. Spostamento pattuglia ovest verso il centro della città. Contatto negativo. Contatto fottutamente negativo. Il soldato Atwater segnala contatto visivo e auditivo con gli infetti cordyceps al secondo stadio vicino a un palazzo crollato. Ci muoviamo per investigare. 23:40, contatti infetti multipli, soldati Atwater, Shah, Coolidridge, oh, madonna, riesco a dirlo, uccisi in azione, circondati, ritirati all'interno del palazzo, teniamo evacuazione, che non è mai arrivata. I soldati sono morti aspettando i rinforzi. Oh. Oh cazzo, un clicker. Gesù. Cosa è successo alla loro faccia? È così dopo anni di infezione. E quindi sono ciechi? Più o meno. Vedono tramite i suoni. Pipistrelli? Come i pipistrelli, non appena senti dei click devi nasconderti. Ma noi dobbiamo imparare ad andare di lì. Vediamo se qua c'è altro finché non... Esatto, finché non... Non c'è... C'è altro. Beh, questo almeno è morto, dai. Qui non c'è niente? No. Cassetto vuoto? Esatto. Che l'edificio stia per cadere a pezzi. Oh, pastiglie. Occhio alla testa. Qua mi pare che ce n'era uno. Non vorrei... da qualche parte ce n'era uno. Anche più di uno. Oh. Fantastico. Oh, un nastro quasi completo. Ma perché ha acceso la torcia? Dammi una mano con questa. Cerchiamo provviste. Normale amministrazione. Cazzo! Oh, è stata tosta! Puoi dirlo. Provviste. Forse andiamoci in fretta. Ah, ecco, si va di lì. Aspetta. Provviste le sto cercando da inizio gioco. C'è qualcosa. Dell'alcol completo. Ah, ho... il controller rosso, quindi la mia vita sa che è bassa. Sa che è bassa. Ah, lì c'è qualcosa. Sì. Cos'è? Ci consentono di... di fare un kit medico, esatto. Quindi come ne avessimo due. Qui. È chiusa, ma qui... Ah, ecco, usa coltello. Sì, tanto ne ho due. Ok, quindi usiamo coltello. E conviene aprire le porte... Ci siamo.
chiuse col coltello. Questi col coltello, cioè da aprire con il coltello. Perché spesso contengono risorse. Quindi un coltello è sempre meglio averlo. Infatti, se non ricordo male, tendevo a non usarli in combattimento. Ah no, cambia, no? C'è solo 10 pastiglie, basta, nient'altro. Cazzarola, proprio risicati all'osso, eh? Ma davvero? Sicura... Ah, ecco, ok, ok, guarda lì. Mi sembrava strano, è già qualcosa. Però sì, sicuramente a difficoltà inferiori qua ci sarebbe stato di più. Probabilmente. Ah già, quello l'ho già visto. A posto. E... ma scusa, ah ecco, abbiamo 20. Ok. Velocità, concentrazione. Velocità, cura, oscillazione, arma. Ah. Maestro che usa un coltello per liberarti dalla presa di un clicker. Ah, vedi, non possiamo, non sappiamo liberarci ora. Ok, no, ma io volevo... c'è solo questo, non c'era... ah, forse era legato ai manuali. Io mi ricordavo che tipo... si poteva uccidere furtivamente in maniera più veloce. Però forse è appunto legato ai manuali. L'abilità, boh. Qua... niente. Cassetto vuoto. E infatti sono tutti finti. Ok. Lassù, guarda. Ehi, guarda se c'è modo di passare. Ok. Via libera. Dai, Ellie. Ah, okay, sì, sei su. Scusa, scusa, prego. Dai. Ci sei. Ecco qua. Ok. Tocca a me. Dai, Omon, andiamo. Ok. Via, via, via. Dove l'ha lanciata, scusa. A parte che... loro... mi ricordo che potevano essere uccisi velocemente con il coltello. E ci si poteva liberare da loro con il coltello, appunto. Però non abbiamo l'abilità, e vabbè. Però non mi ricordo... io vorrei provare se comunque loro potevano... essere uccisi furtivamente anche in maniera normale, perché liberare la zona e poter guardarmi in giro, cioè, sarebbe cosa gradita. Sì, loro... attenzione. No, mi ha preso. Loro, è vero, sentono anche se tu stai basso. Anche se tu stai basso e ti muovi, hanno un udito talmente sensibile che sentono. Devi muoverti basso, ma piano, molto piano. Allora, io faccio sta prova. Magari qua in giro non c'è niente, però... ok, vediamo, provo a prenderlo e ucciderlo normalmente. Se non ci riesco, la lascio perdere. Taffetta. Porca vacca, non riesco a prenderlo. E vedi che lì c'è uno snack. Vabbè, se no toppa.
Dammi una bottiglia. Sono fermo. Oh, lo butto giù. Cado, non si possa fare. Oh, sono fermo, sono fermo. No. No, dove vado a infilarmi qua? Niente. Niente, io devo provare a... ok, no, vediamo se qualche suggerimento... Ok, dice... sì... No, non ti dicono nulla, vabbè. Ah, il fatto che è vero, quando mettono un suono e tu sei davanti... è vero, non ci avevo mai pensato. Possono vederti anche così. Dai che voglio prenderlo. Ma porca... No, dove ho mirato? Ah. E niente. Non riesco a fare la mia prova. Volevo fare sta prova, poi basta, poi andavo avanti e non me la fan fare. Allora aspetta. E purtroppo non appare nessun input a schermo, quindi devo andare un po' estinto. Purtroppo è una cosa che non mi ricordo. Uffa. Difficile prenderlo alle spalle, se no c'è... Ah, tutto qui? Ok. Vabbè, questo era da solo. Ok. Oh, ecco, l'abbiamo ucciso così. Vediamo se... Vabbè, prendiamo la bottiglia. Ma... io preferisco i mattoni. Ok. Cambiamo, sì, io sono fissato con i mattoni. E infatti qua non c'è nulla, però vabbè. Anche in futuro con... Ah no, invece guarda, uno snack, via, ok. In futuro, cioè, devo comunque pulire ogni zona se voglio poi guardarla bene con calma. Anche se non so se sarà sempre possibile, purtroppo non mi ricordo però. No, non vedo altro. Cambio, ok. Lui non ha lasciato nulla. A posto, dai. Vabbè, abbiamo guadagnato delle cure istantanee. Fatto. Ellie, stai bene? A parte farmela addosso, sto bene. Qui, andiamo. Alta. La tromba delle scale è bloccata. Dobbiamo tornare su. Tornare su? No, vedi, di qua no. No, qua è giusto, però... Ah, è andare qua, ok. Accidenti. Diciamo... Eccoci, ragazzi. Dai. Chiasso. Dentro. Sta guardando in basso. Piattaforme vecchie spostate. Acceso. Ah, sono messi.
Qui niente, vabbè. Oh. Vado a controllare. Rimani con la ragazza. Abbiamo il revolver. Scarico, immagino. Nuova arma, revolver. Seleziona pistola. Aprire lo zaino. Ah, 6 colpi. Attenzione, carico con 6 colpi. Ok. Sì, ma se posso evitare io le armi, preferirei non usarle praticamente quasi mai. I colpi sono talmente risicati. Se posso, posso evitare. Ok, qua c'erano runner, mi pare, o stalker. Cioè, mi ha già visto. Sono appena sceso. Porca vacca. Sono appena sceso. Oh, ah, c'è anche un clicker. Vabbè. Cioè, datemi il tempo almeno di scendere, signori. Cioè, ok. Allora, loro non dovrebbero vedere la torcia, però io non mi sono mai fidato, sinceramente. Questo. Ok. Ci abbiamo anche un clicker. Il clicker dobbiamo sconfiggerlo per ultimo. Attenzione. Abbiamo il nostro mattone, sì. Lì c'è. Ah, è quello il clicker. E li fermo. Vabbè, se li fermo. Non so se provare ad andare di qua. Sì, è lì, sta dormendo. Oh. I giri penso siano sempre i soliti, quindi è probabile che qui sbucherà. Esatto, eccolo. Ok, e 2. Allora, lì non mi devo avvicinare, sennò magari si sveglia. Quindi mo andiamo a vedere di qua. È andato lì dentro. Non so però se sbucherà di qui. A parte che lì dentro non vedo nulla. Teniamo la torcia accesa, va. Madò. Che culo. Meno male mi sono spostato. Ok, qui non c'è nessuno. Ma era solo per assicurarmi che lì non ci fosse nessuno. Ce n'era uno qui forse, o è rimasto solo il clicker? Ah no, ecco, ce n'è uno qui. Sta fermo, sta fermo, sta fermo, sta fermo. Guarda come gira. Ok. Oh, questo c'ha. Assa. Mi sa che è rimasto solo il clicker adesso. Allora, potrei ammazzarlo, sì, però visto che lui è lì bello tranquillo, potremmo comunque dare un'occhiata in giro.
Vediamo. Il clicker sicuro non vede nulla, quindi. E con i runner, che mi pare che il gioco stesso ti dica che loro non vedono comunque la torcia, però io non mi ero mai fidato, magari A sto giro vedremo se è vero o meno. Oh madonna. Non c'è niente. C'è proprio nulla. Vabbè che mattoni qua ce ne sono. Io volevo tenerlo appunto. Aspetta. Ok. Perfetto. Riprendiamo il mattone. Bene, scendi. Sono stupita, Joe. Andiamocene. No, proprio... zero. Vabbè, finora non ce la stiamo cavando male, malissimo, eh. Parte incespicare un po'. No, ci sono solo bottiglie e basta. Che delusione. Che delusione.